sono le catene di San Giovanni Evangelista. Voi dovete sapere che San Giovanni Evangelista è l'unico dei profeti che, degli apostoli che muoiono di morte naturale. Okay. San Giovanni Evangelista fu l'unico apostolo che morì di morte naturale. Ed è morto a oltre 100 anni perché, riuscito a scappare da Roma, va sull'isola di Patmos nella Grecia, dove poi scriverà la sua Apocalisse, morendo praticamente da anzianità. Él escapa, él va a la isla de Grecia y es en donde él escribe justamente estas memorias que tiene y muere de muerte natural. L'unico. Es el único que muere de muerte natural. Porque purtroppo gli altri invece hanno subito delle violenze molto forti. Desgraciadamente todos los demás sufrieron violencia increíblemente fuerte. Ma accanto a San Giovanni Evangelista ci abbiamo quest'altro reliquiario. Però al lato di San Giovanni Evangelista c'è un altro reliquiario. Che invece è un frammento di osso di San Giovanni Battista. Che per l'altra parte viene essendo un frammento del osso di San Giovanni Battista. All'interno di questa vetrina. Tre soggetti sono all'interno di questa vetrina. I primi due sono originali. Los primeros dos son originales. Questa purtroppo è solo una copia. Questa è una copia. Ma perché non si può trasportare, non può uscire dal Vaticano. Però perché non può salire dal Vaticano l'originale. Però questo qui contiene una spina della croce, della corona di Cristo. Questo qui tiene una spina della corona di Cristo. Voi sapete che la corona di Cristo è conservata a Parigi, a Notre Dame. Sapete che sta conservata in Parigi, a Notre Dame. Ma all'epoca il re di Francia fece un regalo di una spina al Papa. Il re di Francia le dà il regalo al Papa. Che la fece chiudere dentro questo reliquiario. Sta dentro questo reliquiario. E se vedete tutto intorno ci sono tutti i simboli proprio della passione. Fuera se ven todos los símbolos de la pasión. Comprese anche i dadi col quale si giocarono le vesti e persino il gallo che annunciò a Pietro che lo stava tradendo. Mentre invece Pietro, quella è una reliquia molto importante perché quello è un frammento della colonna della flagellazione di nostro Signore. Perché tiene un pedazzo di quello che flagellarono a nostro Signore. La colonna sta a Roma, in una chiesa vicino Santa Maria Maggiore, ma nella Basilica di San Giovanni Laterano c'è questo reliquiario con un frammento tolto proprio da quella colonna. La chiesa completa sta in Santa Maria Maggiore in Roma, però un pedazzo è il pedazzo di questo reliquiario. Mentre invece qui questo è il reliquiario del manto di San Giovanni Evangelista. Esattamente. Mentre invece il quadro è molto importante perché, come racconta il Vangelo, la domenica di Pasqua andarono le due donne nel sepolcro, lo trovarono vuoto e se ne tornarono via. L'unica che è rimasta lì a piangere è stata proprio la Maddalena. E Maddalena non voleva allontanarsi dal sepolcro, tant'è vero che se guardate da questa parte qui è più buia, perché è come se lei fosse seduta davanti all'ingresso del sepolcro. E mentre stava lì che piangeva, ad un certo punto arrivò di lei una persona e gli chiese perché piange. E lei disse: piango perché hanno portato via il mio Signore. Anzi, tu sai dove l'hanno portato via? La Maddalena dice a questa persona che stava nel spazio. Perché la tradizione vuole che nel momento in cui stavano per crocifiggerlo, lui disse: non sono degno di essere crocifisso come il mio maestro, ma giratemi al contrario. Quindi per far capire come c'è un proseguo da quella che è stata la chiamata della Maddalena fino al momento in cui Pietro, dopo la sua predicazione, viene scoperto come cristiano e anche lui viene mandato a patibolo. E qui infatti qua davanti ci sono dei reliquiari molto importanti perché sono i reliquiari che ci ricordano proprio il martirio di tanti martiri. Innanzitutto quello più grande con un pezzettino di stoffa e un pezzo della stoffa che avvolgeva la testa di Santa Cecilia. Ah, è un pedazzo della testa di Santa Cecilia? Mentre invece questa qui invece è una cassettina del 1300, e all'interno ci sono le reliquie di Santa Barbara. Mentre invece questo qui, tutto quanto in oro, è un reliquiario dove non ci sono scritti i nomi intorno.
ma contiene le reliquie di tantissimi martiri. Sa perché non ci sono i nomi? Perché questi sono quei martiri che sono morti nella prima persecuzione, i cosiddetti protomartiri, di cui non sappiamo nulla della loro vita, tranne di qualcuno, per il resto non sappiamo nulla. Sono i primi martiri che sono stati uccisi subito dopo l'incendio di Roma. Per cui sono persone che hanno subito, per la loro fede nei confronti di Gesù, hanno subito un martirio veramente forte. Questo reliquiario. Questo reliquiario è dell'anno 1000. Questo reliquiario è dell'anno 1000. E al suo interno ci sta un frammento della croce, della vera croce portato da Sant'Elena. Dentro sta una parte della croce che fu portata da Sant'Elena. E tutto quello che vedete, che sembra terra schiacciata, che pare come terra già. Non è terra. No es tierra. Ma è polvere di ossa dei santi protomartiri. Sino che è sangue dei martiri. No, polvere. Polvo de los huesos de los mártires. Tant'è vero che è pesantissimo, sembra piombo quando si alza. Parece plomo quando se levanta, es realmente pesado. Ma noi non sappiamo quante centinaia di persone sono state compattate qua dentro. Pero no sabemos cuántas centenares de personas están aquí dentro. E che con il loro corpo in qualche modo proteggono la croce, il legno della croce di Cristo. E con il suo corpo protegge giustamente la madera della cruz di Cristo. Esattamente. Sempre con i vestiti rappresenta l'Annunciazione. Este quadro rappresenta l'Annunciazione. Ed è stato realizzato da Marcello Venusti. Fu realizzato da Marcello Venusti. Nella prima metà del 500. Nella prima metà del 500. E quello che dovete sapere che Marcello Venusti realizzava soltanto le opere disegnate da Michelangelo. E realizzava solamente opere disegnate da Michelangelo. Sì, del Papa. E al centro ci sta questo piattino con le due chiavi. Questa piattina con due chiavi. Sono le chiavi che vengono consegnate al Papa, appena eletto. Una vez che le sei elegito. Perché quando il Papa viene eletto deve prendere possesso della sua cattedrale. Quando è elegito il Papa tiene che tomar possesso della sua cattedrale. E quando arriva a San Giovanni Laterano gli consegnano le chiavi della basilica. Gli danno le chiavi della basilica. Le danno la chiave della basilica. Quindi queste sono le chiavi della basilica. Queste sono le chiavi della basilica. Ma sono come le chiavi di San Pietro. Sono una d'argento e una d'oro. Una di plata e una di oro. Sapete perché le chiavi sono una d'oro e l'altra d'argento? Dobbiamo tornare al momento dell'Evangelo in cui c'è il passaggio del potere a Pietro. A Pedro. Quando gli dice tu sei Pietro e su questa pietra costruirai la mia chiesa. Che cosa succede? Queste sono le chiavi. Non come dice il popolo, le chiavi del paradiso e le chiavi dell'inferno. La chiave del paradiso e dell'inferno. Ma sono tutte e due le chiavi del paradiso. Sono del paradiso. E si servono una per sigillare. Para serrar. No, para sigillare. Sigillo. Para sigillar. Una per sigillare e una per togliere il sigillo. E una para quitar el sigillo. Ed è semplice motivo che il sigillo lo metti con la chiave d'oro. Lo pones con la chiave. Si tiene que poner con perché la chiave il sigillo lo mette Dio attraverso le tue mani. Il sigillo lo pone Dios a través de tus manos. E quindi è d'oro, così come il sole è d'oro. E emana raggi propri. Emana rayos propios. Invece, quando devi disigillare, quando tienes que quitarlo, disigilli tu, uomo, il nome di Dio. Ed è in argento, come la luna, perché la luna non emette luce, se non di riflesso dal sole. Non tiene por sí propia luz, sino che refleja la del sole. E quindi questo è il motivo perché le chiavi sono una d'oro e l'altra d'argento, perché con una sigilli e con l'altra togli il sigillo. Esattamente. Questo è invece una copia del volto di Papa Bonifacio VIII. La cara del Papa Bonifacio VIII. Il Papa che ha dato vita al Giubileo. E il Papa che dio giustamente vita al Giubileo. Il primo Giubileo dell'anno 1300. Al primo Giubileo dell'anno 1300. Dopo che poi ogni 25 anni, tra due anni, ci avremo il nuovo Giubileo. In due anni avremo il nuovo Giubileo. Ma proseguendo la disposizione delle il tessuto di San Domenico, e quella di San Francesco. Così come questo reliquiario del Papa, che è Papa Gregorio VII, uno dei papi che furono martirizzati. Perché i primi 50 papi della storia della Chiesa sono tutti morti martirizzati. Sono assassinati a forma
dei martiri. Perché se moriva morivano il popolo, anche il Papa moriva insieme al popolo. Morì, poi moriva anche il Papa. E qua dietro, infatti, vedrete proprio la nuova basilica, la nuova basilica di San Pietro. Così come qui c'è un bozzetto del giudizio universale della Cappella Sistina, che sta nella Cappella Sistina. E che naturalmente è in asse con il ritratto di Michelangelo. Mentre invece da quest'altra parte, ci sono altri oggetti originali. E questa qui è la cosiddetta pace costantiniana. Si chiama la pace di Costantino. Esattamente. Ed è un oggetto che veniva portato nel momento durante la messa in cui si dice scambiatevi la pace. Che si usava mentre si stava dando la pace. Mentre tra il popolo ci si dava la mano, i sacerdoti sull'altare, veniva un sacerdote più giovane portando questo e baciavano questa rappresentazione. Mentre invece dietro, quello è un pezzo molto importante, perché questo è un reliquiario degli anni 40 del 1500. Dell'anno 40 del 1500. Sì, ed è molto bello soprattutto perché è stato realizzato in Francia. Soprattutto perché fu realizzato in Francia. Infatti c'è quella che è la tipica decorazione a smalti francese. Sì, e sempre nell'ambito francese ci sono questi due quadri. Tenemos estos dos cuadros. Rappresentano i reliquiari della testa di San Pietro e di San Paolo. Perché dentro la basilica di San Giovanni Laterano, sopra l'altare del Papa, ci sono le reliquie che contengono la testa di Santi Giovanni e Pietro e Paolo. La cabeza di San Giovanni e San Paolo. Di San Pietro e San Paolo. Ossia i principi degli apostoli. Che in quel modo praticamente dall'alto guardano sul Papa che sta celebrando la messa sull'altare. Desde alto ven al Papa che sta celebrando la messa sull'altare. Prepara la misa di celebrazione del Papa. Mentre invece in asse così. Ci sta sopra una croce della metà del 1400. Aproximadamente la metà del 1400. Considerate che quando è stata fatta quella croce, l'America non era stata ancora scoperta. Quindi quello è molto importante. Ed è una croce reliquiario. Perché al suo interno ha i frammenti della croce di Cristo. Mentre invece davanti c'è il bambinello. E c'è incastonata una pietra, se guardate. Dentro tiene una pietra, si alcanzan a ver. Quella pietra è stata presa nel luogo dove è nato il nostro Signore. Del lugar en donde nació. Mentre invece questo qui è il busto di San Zaccaria. San Zaccaria. Il papà di Giovanni Battista. Il padre di San Juan Bautista. Esattamente. E lateralmente invece ci sono dei paramenti antichi. Lo che erano le vestimentas antiguas. Sì, tutti quanti fatti in filo d'oro. Todas fechas con hilo de oro. Mentre invece andando avanti. Mentre siamo. Uso esclusivo del Papa. Solamente con parolo esclusivo del Papa. Invece dietro, quello reliquiario. Quello è un pezzo della tonica di San Francesco. San Francisco d'Assisi. Se andate ad Assisi, c'è esposta la tonica. Nella parte bassa manca un pezzo. E nella parte davanti le spalta un pedazzo. Ed è questo qua. Mentre invece, quello che voi vedete là dentro, invece è la membrana che avvolge il cuore. È la membrana che avvolge. Che cubriva il cuore. E San Felipe. Esattamente. Mentre invece, qui c'è questo. Crocifisso che fa parte di quel gruppo di candelabri. Ma la cosa più importante, che se guardate, ha un gusto molto rinascimentale, di tipo fiorentino. Chi è stato colui che ha disegnato questi oggetti? Tanto per capire. Mentre invece questo qui è uno stensorio barocco, così come questi calici sono tutti del periodo barocco. E mentre invece qui ci sono un altro dei grandi reliquiari del periodo barocco. E questo reliquiario, anche questo è molto importante, perché rappresenta, conserva la membrana che avvolgeva il cuore del cardinale Barbarigo. Il cardinale Barbarigo, nonostante fosse cardinale, è stato quello che quando a Roma è scoppiata la peste,
Roma empieza la peste. Lui è andato in prima persona ad aiutare il popolo. In prima persona aiutare il pueblo. Tant'è vero che dopo ha preso lui stesso la peste. E fino all'ultimo momento, con le poche forze che aveva, continuava ad aiutare le persone. Naturalmente, quando è morto, quando murió, il popolo disse: è un santo. Pueblo, quien dice, él es un santo. Ed è stato quindi il Papa, Entonces, quasi costretto a santificarlo per acclamazione popolare. Perché il popolo lo pedia. Invece, questo è uno dei pezzi. Questa parte qui è un oggetto molto importante. Bastante importante. Si capisce da solo. Se puoi intenderne a base verlo. Perché lo stensorio lateranense. Perché tiene? È lo stensorio del Laterano. Ah, è l'oggetto principale del Laterano. Esattamente. Ed è tutto quanto in bronzo dorato. Quello che sta in bronzo dorato. E non può essere portato perché è pesantissimo, ma deve essere sempre ma sta fermo sopra l'altare. Sempre sta sopra l'altare. E tutto ciò che vedete qui intorno, quello che puoi vedere alrededor, non è vetro di bottiglia. Ah, non è nada más como vista de ma sono cose buone. Sì, no, che sono cose de verdad, sono buone, sono de verdad. Esattamente, ma dovete sempre guardare questi oggetti, non come l'idea di arricchire il tesoro, ma li dovete guardare come la testimonianza della devozione dei cattolici nei confronti della Basilica Cattedrale del Papa. Tant'è vero che questo si è formato attraverso tutta una serie di donazioni. Invece dietro di voi ci stanno questi paliotti antipendium. Sì, che sono ricamati in filo d'oro. Ah, che c'è un filo d'oro? Sì, che servivano a decorare davanti l'altare del Papa. Che servivano a decorare la parte di delante dell'altare del Papa. Sì. Praticamente è una stoffa fatta di lana, hecha con lana, lana di agnello, lana di cordero, ed è il simbolo del legame del vescovo di Roma. Il legame tra il vescovo di Roma e i grandi vescovi in giro per il mondo. Ah, entre il che sta in Roma, il importante vescovo? Il vescovo. Esattamente. E tutti quelli che stanno alrededor del mondo. Per cui, per esempio, qui nel Messico, il cardinale Aguilar. Il cardinale Aguilar. Esattamente, lui porta il palio. También trae este puesto. Perché c'è un legame diretto, hay un vínculo diretto tra il Papa di Roma e il cardinale Primate del Messico. Esattamente. Così come qui trovate una selezione di abiti liturgici, di roba religiosa, e sono anche questi tutti quanti fatti con filo d'oro. Sono molto pesanti. Sono molto pesanti. E credo che facessero tanta fatica a portarli. Sì, credo che sia abbastanza cansato in realtà traerli questi. Mentre invece queste due sculture, con San Pietro e San Paolo, sono state esposte proprio qui accanto. Lado, per semplice motivo che queste vengono estos? Dall'altare della sacrestia del Papa. Ah, questi stavano nella sacrestia del Papa. Perché questo è un monumento. Perché questo è un monumento al Papa Pio IX. Al Papa Pio IX. Che è quello che vedete alle che è il che vemos acá detrás. È il Papa che perde lo Stato Pontificio. È il Papa che perde lo Stato Pontificio. E piano piano prende, si distringe fino a diventare lo Stato Città del Vaticano. Poco a poco si empieza a ridurre hasta che si convierte nel Stato Vaticano. Anche se quando lui perde lo Stato. Incluso sì, quando él pierde el Estado. Nel 1870. Nel 1870. Sapete invece quando nasce lo Stato Città del Vaticano? Quando nasce l'Estato del Vaticano? Nel 1929. Nel 1929. Per cui pensate. Entonces, per quanto tempo il Papa non poteva neanche uscire dal Palazzo Apostolico. Il Pio IX finì la sua vita chiuso dentro il Palazzo Apostolico. Quando lui muore viene eletto Leone XIII. E anche lui non può uscire dal Palazzo Apostolico. E non poteva salire tampoco del Palazzo Apostolico. Dopo Leone XIII viene eletto San Pio X. Anche lui non può uscire. Dopo Pio X ci sta Benedetto XV. Anche lui non può uscire. E tampoco poteva salire. Dopodiché arriva il successivo Papa, ossia Pio XI. Pio XI. Il quale è quello che riesce a trovare un accordo con l'Italia. Logra e si fa riconoscere si hace come
capo dello Stato Città del Vaticano. Quello che viene siendo la Città del Vaticano. Tanto è vero che in quel momento nasce la bandiera. Che è così come nasce la bandiera. Con questa forma, sì, con questi colori e sulla parte bianca. E la parte bianca? La piana, sia la grossa.